Sono Beatrice. Beatrice Salvioni. Oddio, sembra molto James Bond. L'ho scoperta per caso mentre ero dal parrucchiere con mia madre su Vanity Fair e l'aspettavo. E l'ho vista su questa rivista, era un'intervista a Baricco, e ho detto io devo andare lì. Fin dalle medie lo sapevo. E poi ho fatto il liceo, ho fatto l'università, ho fatto il test, e sono passata e sono venuta. Volevo scrivere e speravo di trovare qualcuno che mi aiutasse a farlo al meglio. E l'ho trovato. Ho trovato insegnanti splendidi e ho trovato altro che non mi aspettavo di trovare. In realtà ho trovato amici che non voglio lasciare mai. Il cortile, dove abbiamo giocato a pallone e abbiamo cantato con la chitarra, e la terrazza fuori dal bar, dove abbiamo bevuto caffè mattutini in fretta prima di correre a lezione. Ieri abbiamo ricevuto la mail che ci ha detto chi era passato a Opening Doors. Eravamo in macchina con quattro amici, tutti e quattro compagni di classe. Stavamo aspettando con ansia la mail, avevamo avuto fame nervosa tutta la mattina. Quando è arrivata la mail, la mia amica seduta a fianco ha detto «Oh mio Dio, è arrivata la mail!» e la guidatrice ha cominciato a sbandare e tutti noi abbiamo detto «Oh mio Dio, diccelo!» e lei ha detto «Siamo passati tutti!» e abbiamo urlato, urlato tantissimo in macchina. E poi ci siamo abbracciati quando siamo scesi ed è stato bellissimo. Quello che voglio fare, far sentire la voce, che è un po' quello che è stato il tema del mio racconto del Calvino, che parlava di lingue mozzate e di donne che volevano far sentire la loro voce e a cui veniva mozzata la lingua, ma alla fine c'è questo bellissimo volo notturno di lingue mozzate che volano fuori dalla finestra e cantano. Ed è un po' questo.